Amici della Slavia, siamo in compagnia di Lorenzo Sibilano, oggi nelle vesti di vice allenatore della Regina. Insomma, un'analisi di questa partita che vi ha visto sconfitti contro comunque una delle squadre candidate alla promozione finale. Beh, sapevamo comunque di affrontare una squadra molto forte, una squadra esperta che di sicuro reciterà il ruolo della protagonista in questo campionato. In questo momento siamo una squadra che si sta assemblando, dove ci sono molti ragazzi. Abbiamo pagato un po' proprio gli episodi, secondo me sono stati sfavorevoli, quindi ci hanno pulito. Ascolta, questo Verona, insomma, dopo due pareggi consecutivi è arrivata la prima vittoria, secondo te, insomma, è giusto considerare l'Hellas la squadra più forte di questa Serie B Win? Assolutamente sì, sulla carta ci sono dei nomi veramente importanti. Secondo me sta tutto all'Hellas a cercare di amalgamarsi il prima possibile con tutti gli acquisti che sono stati fatti, dopodiché se riuscirà il prima possibile comunque sarà di sicuro candidata alla promozione. Ascolta Sibi, facciamo un saluto agli amici di Hellas Live. Saluto tutti, in bocca al lupo, vi mancate, ciao.